Eccoci di nuovo in studio, ricordiamo che ci stanno ascoltando anche sulle frequenze 101 e 200 di Radio Stella Città. Nella prima parte abbiamo visto anche le interviste fatte quel giorno, sabato mattina, davanti all'Istituto Sanitario Santa Cecilia. Abbiamo sentito parlare i dipendenti e anche le organizzazioni sindacali di categoria. Ecco, un appunto c'è da farlo. Subito dopo è intervenuto anche il sindaco Gianni Moscherini, che se non sbaglio si è recato proprio nei pressi della struttura sanitaria per cercare un confronto, un dialogo con i dipendenti. Sì, è arrivato attorno alle 14, quando ormai, voglio dire, magari le organizzazioni sindacali erano già andate via e quindi sì, noi abbiamo continuato nel sit-in, quindi con tutti i lavoratori. I lavoratori hanno chiamato il sindaco Moscherini anche perché il sindaco, volente o nolente, rappresenta l'istituzione, quell'istituzione di cui noi già molti mesi fa volevamo, insieme anche alle organizzazioni sindacali per la verità, che entrassero in campo e discutessero tra loro di quello che dovrà essere il futuro dei lavoratori, ma il futuro anche della sanità privata sul nostro territorio. Beh, il sindaco, dopo aver ascoltato attentamente le interviste, queste e i lavoratori, non solo queste ma anche altri, mi sembra che si sia impegnato a convocare non il famoso tavolo di concertazione che porta avanti i tempi, perché i lavoratori gli hanno chiesto dei tempi rapidi perché non ce la fanno più. Quindi in tempi rapidissimi lui sembra che abbia detto di una settimana, convocherà il direttore generale dell'ASL, il rappresentante della regione, ha detto che tra oggi e domani avrebbe parlato con la Polverini. E la proprietà dell'Istituto Santa Cecilia è una dei suoi collaboratori dell'amministrazione comunale per vedere di risolvere nel più breve tempo possibile, visto e considerato che finalmente, dopo tanto tempo, dopo che anche noi abbaiamo alla luna su questa cosa, anche nei suoi confronti, anche nei confronti dell'amministrazione comunale, oltre che quella della ASL e della Regione Lazio, che i problemi della sanità privata a Civitavecchia ormai erano al collasso. Oggi, dopo questa cosa, probabilmente con questo bellissimo sit-in, che poi tra l'altro non è il primo dei sit-in che fanno i lavoratori dell'Istituto Santa Cecilia, forse questa cosa sarà stata portata anche avanti anche con la campagna elettorale che arriva, ma dobbiamo sfruttare anche questo per chi lotta al di fuori di tutto nei confronti dei lavoratori della sanità, a favore dei lavoratori della sanità. Quindi il Ecco, però un sindaco. attimo, lei ha detto forse sarà stata portata anche per la campagna elettorale che ormai lo vediamo tutti i giorni e ora, no, è già iniziata, le amministrative sono alle porte. No, mi scusi, Però eh. non si potrebbe rischiare che in questo modo un problema serio come quello della mancata erogazione dello stipendio possa essere strumentalizzato? Certamente sì. Io credo che comunque la politica dovrebbe essere sempre presente a fianco soprattutto di queste battaglie, che non ci dovrebbero essere, anzi, queste battaglie, perché a sentire appunto, diciamo, i lavoratori credo che veramente siano esausti e a loro va tutto, posso dire, il nostro appoggio, perché comunque lavorare e non essere pagati e soprattutto fare quel tipo di lavoro per pazienti disabili che sono comunque lì in pianta stabile ed altri che usufruiscono del servizio a livello diurno è comunque un grande gesto che loro fanno e lo fanno con grande solidarietà. Ma al di là anche della loro competenza professionale, quello che a noi più ci ha colpito come persone, non dico neanche come forza politica, era stata la loro grande pazienza ed umiltà nel mettersi lì proprio a servizio dei pazienti. E da aspettare quello che poi gli è semplicemente dovuto, cioè quello di essere comunque pagati in tempi regolari. Purtroppo c'è da dire che questa situazione del Santa Cecilia è amara per tanti aspetti ed estremamente grave, perché purtroppo non è solamente da periodi recenti che ci sono tutte queste difficoltà. Però
Noi come rete ci siamo attivati anche già insomma da molto tempo prima, l'abbiamo fatto anche con altre strutture tipo l'RSA Calamatta. Lo facciamo perché? Perché crediamo che poi, al di là dei grandi progetti politici, crediamo che comunque la sanità sia proprio il fulcro vitale poi per il cittadino, perché quando mancano gli ospedali, quando mancano le strutture, credo che veramente siamo arrivati al peggio di quello che si possa chiamare una società civile. E quindi ecco, noi abbiamo sempre detto collaboriamo con tutti come movimento politico, quindi ben vengano anche le altre forze, sia sindacali che politiche. Però ecco, è un po' così, diciamo, scontato e un po' deprimente magari vedere che poi ci siano delle forze che arrivino solamente, ecco, in un momento così, diciamo, preelettorale, no? Per quello che riguardano le prossime e amministrative. Crediamo che invece appunto una buona politica debba essere sempre presente sul territorio, proprio per la conoscenza, quindi una buona amministrazione, una buona politica dovrebbero sempre conoscere i problemi e le strutture sul territorio. Tra l'altro stavamo appunto dicendo che la rete di cittadini e lei stesso in prima persona non è da ieri che si sta occupando di sanità a livello locale, ma è una battaglia, se così la vogliamo chiamare, che viene protratta, si protrae ormai da diverso tempo. Nell'intervista gli intervistati dicevano che hanno detto che non ci pagano perché la regione, il comune non danno i soldi. Ecco, quali sono i motivi alla base che avrebbero spinto la regione o il comune a non versare lo stipendio a questi dipendenti? Allora, bisogna scendere un attimino così a scalare da quelli che sono i problemi reali. Allora, innanzitutto, i politici di allora, e non mica, voglio dire, non tanto lontano, hanno creato un buco nella sanità di centinaia e centinaia di miliardi. Va bene? Lo Stato, tra l'altro, ha costretto le regioni a rientrare, a fare un piano di rientro dei debiti pregressi. Le regioni, dico tutte, non soltanto la nostra, e non è soltanto perché su questa regione c'è un certo tipo di governo politico. Tutte le regioni hanno, per rientrare dai debiti, hanno iniziato a tagliare in senso orizzontale tutti i finanziamenti. Intanto per cominciare, per la sanità privata hanno già tagliato di certo il 12% sul fatturato. E già iniziano con un taglio notevole e già di per sé stesso già quello crea problemi di sopravvivenza da parte degli istituti. L'altra cosa sono, tra l'altro, la mancanza di fondi che loro hanno nel momento in cui la proprietà effettua o presenta fatture. Le fatture che vengono pagate da una legge regionale, che è la 380, dove si dice che tutti i pazienti che sono ricoverati presso queste strutture e hanno un reddito ISEE al di sotto dei 12.000 euro, a loro viene pagata la retta. Di quella retta il 70% la deve pagare la regione, quindi l'ASL, e il 30% il comune d'appartenenza dove il paziente è residente. Quindi sul 100%, già non è più il 100%, però è già all'82% perché già il 12% viene tolto. Poi se ci mettiamo, ecco, questa è la nostra lotta che dobbiamo fare. Perché ci sono delle colpe ben precise, perché le prime colpe vengono dalla regione, vengono dalla ASL e vengono dal comune, questo comune, perché all'Istituto Santa Cecilia ed altri istituti non c'è soltanto il comune di Civitavecchia che deve pagare, ci sono anche altri comuni come il comune di Roma, per esempio, che non ha pagato all'Istituto Santa Cecilia. Allora qual è il nostro invito? Qual è l'invito che facciamo noi come rete dei cittadini? È che le istituzioni si confrontino al più presto possibile insieme alla proprietà per far sì che questi fondi non vengano bloccati, arrivino in tempo, vengono erogati il 70% da parte dell'ASL e il 30% da parte del comune.
Qui poi tra l'altro c'è un'altra cosa che vorremmo andare ancora a vedere. Mi domando perché soltanto a Civitavecchia, soltanto all'Istituto Santa Cecilia, arrivino questi blocchi di pagamenti. Allora, alla ASL ogni tanto scopriamo che c'è qualche computer che si blocca all'improvviso e quindi i pagamenti vengono erogati con certo ritardo. Può succedere, ci mancherebbe pure. Io l'unica cosa che inviterei i dirigenti della ASL, insomma, rendetevi conto, e qui ci sono le persone che Ci sono sono la fame. 108 dipendenti, 108 famiglie, insomma. Quindi il problema qual è? 108 dipendenti non possono rimanere alla fame perché magari c'è un qualche cosa o qualche cavillo burocratico. Per carità, io non voglio accusare nessuno, però c'è qualche cavillo burocratico e allora non interessa se il personale non viene pagato. Quindi a questi uffici, come quelli del comune tra l'altro, che certamente anche gli uffici del comune non brillano per solerzia e rapidità nei pagamenti, è bisogno che i responsabili, sia il direttore generale che il sindaco di Civitavecchia, vadano a vedere se ci sono dei problemi, se sono i loro uffici che non funzionano. Perché se non funzionano e mettono a repentaglio la vita di centinaia e centinaia di lavoratori, beh benissimo, cominciamo a mettere alla berlina questi uffici che non funzionano e facciamo dei cambi se non possiamo fare, per carità, nessuno parla di licenziamenti, però l'importante è che il sindaco, dal momento in cui è arrivato, i dipendenti hanno chiesto delle cose. La rete dei cittadini ha chiesto che la finissero con questi blocchi, la finissero con questi tentativi di mettere sempre il bastone fra le ruote alla sanità privata, la finissero una volta per tutti di fregarsene di centinaia e centinaia di lavoratori. Allora, se i lavoratori oggi della Santa Cecilia hanno portato la loro disperazione, ebbè, noi la riportiamo, la facciamo nostra, come quella che ha riportato giustamente anche le organizzazioni sindacali e i partiti, tra l'altro, che hanno dato la loro solidarietà. Però questo non basta. Non basta la solidarietà, non bastano le chiacchiere. Ora che veramente, in termini di 4-5 giorni, le persone di buona volontà, per far vedere perlomeno che siamo persone per bene, chi fa politica, chi fa sindacato, chi è il sindaco, chi è il direttore della ASL, il presidente della Regione Lazio, la proprietaria o le proprietesse, non so bene quante ne sono, e che si mettono veramente insieme per poter spingere nei confronti dello Stato e della Regione affinché si investa sulla sanità. Ma io, vedete, non la voglio fare tanto lunga, c'è un discorso che non tutti sanno, non tutti ormai i politici, specialmente quelli più navigati e quelli che hanno potere, non si fanno un conto preciso, che l'aspettativa di vita oggi si è allungata rispetto a 30 anni fa. Sanità non è soltanto ospedale di Civitavecchia. Tra l'altro un ospedale che veramente ormai è un ospedale abbastanza, se volete, efficiente, perché ci sono grandi professionalità all'interno dell'ospedale, come ci sono grandi professionalità all'interno delle istituzioni pubbliche, ma ci sono anche su quelle private. Allora, l'ospedale di Civitavecchia doveva finire i lavori di riqualificazione, che sono bellissimi, non saranno finiti. Dobbiamo dare atto anche a loro che stanno facendo dei lavori. L'istituzione di Civitavecchia con i suoi soldi, non con quelli della regione, sta facendo dei lavori di qualificazione. Però voglio dire, la sanità adesso c'è una nuova concezione di sanità. La sanità adesso va data, assistenza sanitaria agli anziani, è la nuova società, gli anziani e i disabili. La società non è, la sanità non è soltanto, quindi alla riabilitazione. E quindi scendiamo sul discorso della riabilitazione, perché l'Istituto Santa Cecilia non è un RSA come i politici la chiamano, come non è RSA la Calamatta come ancora continuano a chiamarla. Sono centri di riabilitazione sui quali va investito sul personale e sui finanziamenti, perché se loro riabilitano, guariscono. Perché se non riabilitano loro, noi troveremo centinaia e centinaia di migliaia di anziani che vanno a vegetare negli ospedali. E questo non l'hanno capito i politici. Quindi tutti insieme, senza bandiera politica, chiediamo
tutta l'istituzione che deve intervenire, così come ha proposto il sindaco. Vediamo se questo intervento del sindaco poi lo porterà a fine, perché qui noi non portiamo in groppa nessuno, noi della gente cittadina, quindi il sindaco si è impegnato e lo deve portare avanti. Ma si devono impegnare tutti i partiti politici, perché ci sono anche strutture sanitarie che sono legate ad altre cordate politiche che non fanno parte di questa dell'amministrazione comunale. Allora dico, tutti insieme noi, centrosinistra, centrodestra, eccetera, ognuno ha ben detto, Valentina Di Gennaro, al quale va il mio applauso, ha detto, noi faremo qualche cosa per quanto ci riguarda, non dando soltanto la solidarietà ai lavoratori, ma interrogheremo i nostri gruppi regionali per far sì che la Regione Lazio si sbrighi a fare qualche cosa di buono su questa cosa. E quindi, indipendentemente ad un partito politico che la pensa diametralmente opposto a come la pensiamo noi, devo veramente riconoscere che si può lottare insieme per i problemi di questa sanità. Quindi tutti insieme, concludo, insieme per cercare di fare una nuova, secondo me, forma di riabilitazione, ma anche di prevenzione secondaria, perché più si investe sulla sanità e più si investe sulla crescita, se volete, economica a Civitavecchia, perché 370-380 persone che riescono a spendere portano una crescita a Civitavecchia. Parliamo degli operatori sanitari, ma la cosa principale è quella che se non c'è una riabilitazione specialistica, bene, che cosa facciamo? Mettiamo tutti i pazienti negli ospizi, gli anziani e i disabili, e riapriamo un'altra volta i manicomi? Se vogliono questi i politici, allora ognuno facesse la guerra di portone o la guerra di bandiera. Non serve niente la guerra di bandiera. Beh, non sarebbe nemmeno umano, certamente, dal punto di vista. Poi riallacciandomi anche a quello che ha detto lei poc'anzi, se tutte queste persone dovessero poi finire all'interno degli ospedali, nelle strutture pubbliche, si intaserebbe ancora di più un meccanismo, certo, che già stiamo vedendo, che è praticamente al collasso. Lo abbiamo visto già con gli episodi nati a Roma, dove i pazienti venivano curati addirittura per terra perché non c'era spazio all'interno dei pronto soccorsi, e credo che questo non piaccia a nessuno. Le politiche sociali non dovrebbero guardare solamente all'assistenzialismo. L'assistenzialismo, come diceva giustamente Pino, nel senso riabilitativo, solamente questo, perché altrimenti se si sta sempre, insomma, con quella degenza, con quell'assistenza spicciola e minima, chiaramente quel paziente non verrà mai riabilitato e quindi sarebbe un ulteriore aggravio di spesa sanitaria. Certo, intanto speriamo che a breve i dipendenti riescano a ricevere perlomeno lo stipendio a questo punto di gennaio e pian piano cercare di risolvere tutti i problemi in modo che tali situazioni non si verifichino più. Per il momento chiudiamo qui la trasmissione, vi ringrazio tantissimo per essere Grazie stati con noi, ringrazio anche i nostri telespettatori e ascoltatori e lascio la parola al telegiornale.